Ciao, io sono Pasquale e bentornato sul mio canale. Oggi ti parlo di un ETF che io ho presente nel mio portafoglio e che vorrei tenere nel medio periodo per generare un pochino di rendita passiva con i suoi dividendi. Ho acquistato questo prodotto ovviamente tramite il broker, il mio broker DEGIRO, che non ho comprato, che è quello che utilizzo per le mie transazioni di acquisto e di vendita. Trovi il link affiliato di DEGIRO qui sotto in descrizione. Il disclaimer qui è importantissimo, questo non è assolutamente un consiglio di investire in questo prodotto, ma con questo video ti voglio dire la mia impressione e la mia esperienza su questo ETF e poi tu deciderai cosa vuoi fare in base al tuo studio personale sul prodotto oppure rivolgendoti, ovviamente come ti consiglio sempre nel caso tu non sia esperto, ad un esperto del settore. Qui parlo ovviamente solo delle mie esperienze dirette. L'ETF in questione si chiama, con nome ovviamente cortissimo, perché come tutti gli ETF, iShares JP Morgan US Dollar Emerging Markets Bond UCITS ETF Distribution. Te l'avevo detto che il nome era piccolo, no? Il fondo cerca di replicare, acquistandoli fisicamente, i titoli di Stato o quasi statali in dollari statunitensi di alcuni paesi emergenti, non di tutti. Per cui una prima considerazione qui è da fare sicuramente, parlando di paesi emergenti, vuol dire in questo caso che il rischio è maggiore. Rischio maggiore vuol dire maggiore probabilità di default di alcuni stati, anche però vuol dire una maggiore probabilità di profitti maggiori. Essendo un ETF comunque il rischio è leggermente più calmierato dal fatto che ovviamente il fondo contiene appunto più di una nazione nel paniere. Al momento della registrazione di questo video, e ti parlo di oggi 2 febbraio 2020, il costo di una singola azione di questo ETF è di circa 103,80 euro. Il fondo ha una volatilità molto bassa, devo dire del 6,12% circa, per cui non eccessivamente preoccupante. Per quanto riguarda invece il costo del TER, il costo medio è dello 0,45%. La cosa bellissima per chi come me ha una politica di investimenti basata principalmente sui dividendi, questo ETF garantisce dei dividendi mensili. Wow! Battiamo le mani! Beh, effettivamente non è male, dai. Se andiamo sul sito dell'emittente, la BlackRock, vediamo che lo yield è del 4,67%, che è un'ottima percentuale per chi va a ricercare dei dividendi. Sempre alla data di oggi, il dividendo annuo è di circa 4,8 euro per ogni azione, che secondo me non è veramente male. La scadenza media di bond è di circa quasi 13 anni, 12,90 qualcosa. Ci sono al momento della registrazione di questo video più di 76 milioni di azioni di questo fondo sul mercato. Il fondo è, tra l'altro, di una certa anzianità, essendo stato creato addirittura nel 2008, subito dopo la crisi, e per cui si tratta anche di un fondo di una certa solidità, perché ovviamente va a acquistare direttamente i bond di un paniere, grande, quindi a replica fisica. Il ribilanciamento del portafoglio viene fatto in maniera mensile, per cui si cerca sempre di perseguire il più possibile una rendita positiva del mercato. Come sempre, la registrazione di questo video, come puoi vedere, il fondo ha una gestione particolarmente spezzettata. Cosa voglio dire? Nel senso che gli asset acquistati sono così spezzettati da non superare mai lo 0,9% del portafoglio totale, il che ne fa un prodotto altamente diversificato e per cui, pur essendo un ETF più rischioso degli altri obbligazionari, lo reputo abbastanza, ti ripeto, abbastanza stabile. Così come tra l'altro si può anche notare dalla bassa volatilità che ti ho mostrato prima. Prima di continuare, ti voglio ricordare che, come sempre, ho un account Patreon nel quale pubblico contenuti riservati ai soli iscritti. Puoi sostenermi in questo account con diverse tipologie di donazioni, ma mi puoi cominciare a supportare da meno. O da quasi, no, diciamo, e puoi supportare da 4 euro al mese. In ogni caso, per ritornare al nostro ETF, come puoi vedere, i primi asset in classifica, anche se non è una gara, per cui non è che si può dire parlare di classifica, comunque i primi asset in testa sono obbligazioni governative che riguardano il Kuwait, l'Uruguay, la Federazione Russa, il Qatar e l'Ucraina ed il Perù. La maggior parte di questi paesi che ti ho appena elencato, anche se non tutti, sono paese principale nella produzione mondiale sia di gas naturale che di petrolio, e per cui questo è un fattore che si dovrebbe tenere in considerazione nel caso di guerre o di più, al giorno d'oggi, più plausibili tensioni internazionali con gli stati presenti in questo ETF. Sicuramente, come dico sempre, sugli ETF non si avrà mai un calo immediato di botto, come si potrebbe avere, ad esempio, avendo singole azioni di un'azienda o
o singole obbligazioni di un'azienda o di un governo direttamente comprate dal paese in questione. Ma comunque è una buona norma sempre avere nella fase di acquisto o nella fase di preparazione del proprio portafoglio un certo margine di sicurezza e valutare bene se tenere questo ETF durante alcuni eventi eccezionali, i cosiddetti cigni neri. Questo è l'unico ETF nel mio portafoglio che ha uno stop loss, diciamo che va a muoversi di volta in volta in maniera in base al fatto che il prezzo possa salire o meno, nel senso lo sposto più in alto. Visto che fino ad ora non ho avuto problemi con queste ETF, comunque sono sempre andato a aumentare gradualmente il valore dello stop loss e mai a ridurlo. Il mio margine di sicurezza al momento è piazzato al 3% del valore di chiusura delle contrattazioni della giornata precedente. E se mi cale il valore del fondo, voglio comunque uscirne, diciamo, con una plusvalenza. Non voglio andare a perdere il mio capitale e il profitto che ho fatto finora, perché non applico le stesse metodologie che applico alle azioni singole. Ovviamente è un mio metodo, potrei sbagliarmi, ma applico queste strategie perché è il mio portafoglio. D'altronde non sono un'associazione in beneficenza e investo ovviamente per andare a guadagnare qualcosa. La maggior parte delle obbligazioni presenti in questo paniere sono a tripla B, seguite poi da quelle a singola B, ma a ribilanciare un pochino ci sono anche delle doppie A, delle A e anche una doppia B. Bisogna fare molte valutazioni se si decide di acquistare questo ETF, perché pur offrendo, come dicevo prima, dei rendimenti maggiori, come accennavo diverse volte, è comunque un ETF obbligazionario che in termini di rischio si può tranquillamente paragonare a un ETF azionario puro, se non a delle azioni pure, visti i rischi connessi, anche se non si tratta di una volatilità piuttosto ampia. In termini di rendimenti, negli ultimi 3 anni questo ETF ha aggirato il suo rendimento attorno al 16%, qualcosina in più di un 5% e mezzo annuo, che non è male, considerata anche la possibilità di avere un cash flow mensile di dividendi di circa 40 centesimi al momento della registrazione di questo video ad azione. In ogni caso, dalla data della creazione di questo ETF, il trend è stato più o meno sempre crescente. È vero che la creazione è successiva alla crisi dei mutui subprime americana, ma in ogni caso è buono sapere che un più 123% dalla data di creazione non è un sacchetto di sabbia di Indiana Jones durante il film. Ovviamente non sto invitando a investire a occhi chiusi in questo ETF, perché devi fare le tue opportune ricerche e capire se il tuo grado di rischio che ti sei dato per i tuoi investimenti può includere anche un prodotto tipo questo o questo prodotto in particolare. Io spero di essere stato il più chiaro possibile e di averti dato in modo più imparziale possibile una mia idea riguardo a questo ETF. Qui sotto, come sempre, puoi lasciarmi i commenti che vuoi lasciarmi, lasciane tanti, perché mi fai crescere in su YouTube, o farmi sapere la tua idea in proposito. Se il video ti è piaciuto, ti prego sempre di distruggere il pollice in su, di iscriverti al canale e di cliccare la campanella delle notifiche. E per quanto mi riguarda, ci vediamo al prossimo video. Ti lascio ovviamente il ticker e l'ISIN di questo ETF qui sotto in descrizione. Ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!